È successo che noi fino alla metà di febbraio, io mi sono imbarcato agli inizi di gennaio, il 7-8 gennaio, ma per i primi 40 giorni non c'è stato assolutamente nulla. La nave viaggiava negli Emirati Arabi con percorso settimanale, cambiando ogni settimana 5.000 passeggeri. E verso il 18 febbraio è venuto a bordo un assistente medico, cioè il mio secondo, il mio vice. Avvicendandosi a quello precedente. E anche lui in ottima salute, altrimenti non avrebbe potuto salire. Il problema è che proprio lui, alla fine di febbraio o ai primi di marzo, ha cominciato ad avere qualche sintomo. Fino a quel momento noi avevamo conoscenza del virus, vada bene, stiamo parlando di fine febbraio, inizio marzo, solo per sentito dire o in base a quello che gli organi di stampa dicevano e parlavano del virus cinese. In Italia, in effetti, fino a quelle date lì, 20-25 febbraio, 1 marzo, se ne sapeva poco o nulla e si sentiva come una eco lontana. Il problema è stato quando ce lo siamo trovati davanti. E ti dico subito che il collega ha cominciato a sentirsi male intorno al 4-5 marzo, e contemporaneamente ad un altro paio di persone, un ufficiale di macchina e una passeggera. Avendoli più volte visti e visitati, ho pensato che la passeggera avesse una broncopolmonite, ma non andavo a pensare ancora alle conseguenze del virus, perché, come ho detto, se ne conosceva ancora abbastanza poco come sintomatologia e quadro clinico. Il 10 marzo ho inviato a terra la passeggera, era un'anziana, credo, francese. Mentre il 12 marzo il collega medico di bordo, secondo medico di bordo, diciamo così, il mio vice, ha cominciato ad avere dei sintomi molto più seri e a quel punto ho dovuto mandare in ospedale a Dubai anche lui. Però ormai tra il 10 e il 12 marzo la cosa era chiara e si capiva a quel punto di che cosa si trattava. Il collega è stato immediatamente ricoverato in rianimazione perché aveva dei parametri molto sballati. E contemporaneamente è arrivato il primo decreto del presidente, il DPCM, con cui appunto veniva interrotto ogni tipo di attività turistica. Tra il 10 e il 12 la nave è stata completamente svuotata dei passeggeri che erano a bordo e tutti quanti sono stati imbarcati sui charter per rientrare nelle destinazioni. Principalmente erano italiani. Si trattava di 4.000 persone, 1.000 erano italiani, altri 3.000 erano di altre nazionalità del mondo, americani, francesi, tedeschi, eccetera. La nave completamente vuota, il 13 marzo ha iniziato un viaggio di rientro, diciamo l'Odissea di cui hai parlato.